Buonasera, benvenuti a tutti. Sono Giordano Suaria di New World Camera. Non perdo altro tempo, passo la parola a Matteo Latorre di Canon. Matteo. Grazie Giordano e grazie a tutti quanti coloro che anche così in questa serata si sono voluti regalare, come dire, un momento di tranquillità e di cultura, mi sento di dire. Vorrei ringraziare oltremodo tutte quante le scuole che collaborano con noi in questo bellissimo programma che è lo Student Program, quindi le vediamo da Officine Fotografiche, Istituto Italiano di Fotografia, IED, MOL, l'ISFCI, insomma tutte queste che Raffol, la Scuola Romana di Fotografia e Cinema, la Brera, quindi diciamo tutti coloro che ci hanno voluto seguire di fatto in questo programma che vede, a differenza, mi sento di dire, di quello che fanno tutte quante le aziende commerciali, quindi muovendosi in pubblicità o altro, ormai da circa 3-4 anni ha voluto una Canon che ha voluto investire molto su tutto quello che è lo studente, no? Quindi la sua preparazione, la sua cultura e permettetemi anche per le scuole che ci hanno seguito essere anche un pochettino paralleli a loro per aiutarli a far comprendere quanto poi un approccio professionale, un approccio culturale faccia la differenza anche poi nel lavoro futuro, quindi quanto sia importante prepararsi. Per Canon è stato da sempre, ha cercato sempre di essere vicino al mondo degli studenti e, come dicevo, in questi ultimi anni lo è ancora di più, soprattutto con l'appoggio di Canon Europa, con questo bellissimo programma che ha visto in questi anni portare sistematicamente più di 200 studenti alla volta per passare 4 bellissime giornate ricche di formazione, ricche di interscambio, di fatto di propriamente di esperienze e di, mi sento dire, anche stimoli, creazioni di idee. Tutto quanto, questo che sto dicendo, si svolge ormai da 4 anni, questo è il quarto anno, questa parte, a Visa pour l'Image, no? Quindi questo bellissimo festival del fotogiornalismo che forse, se non il più importante, sicuramente tra i più importanti, che si svolge a Perpignan e che vede appunto ogni volta queste classi di studenti portate da Canon per vivere 4 giorni all'insegna veramente del loro prossimo, ci auguriamo, lavoro, loro prossimo futuro. Un aspetto che non ho detto prima, ma che penso che sia fondamentale, e probabilmente che durante questi giorni si riesca a creare tutto quel networking, quella rete di conoscenze, di contatti, di incontro con la fotografia con la F maiuscola, comunque con il photo editor, che può aiutare tutti gli studenti per il loro lavoro futuro. Da questi luoghi sono passati ormai diversi studenti, li abbiamo visti sia in Italia che in altri paesi europei muovere i primi passi anche all'interno di agenzie fotografiche e quindi diventare sempre più giorno dopo giorno parte di questo mondo del fotogiornalismo. Direi che mi piacerebbe pensare che questo qui è un invito invece ai docenti, insomma, che magari l'anno prossimo si riesca anche, come dire, a programmare ancora prima, ancora meglio determinati passi. Quindi è sicuramente un nostro punto fermo come Canon, quindi sappiate che siamo aperti sempre di più alla collaborazione insieme, insomma, ecco, proprio per accompagnare i vostri studenti via via in maniera sempre più proficua. Un'ultima parola la spendo per questa ultima edizione, cioè scusate, ultima, questa prossima edizione, che è un po' particolare, no? Particolare proprio perché il Covid ci ha reso tutti quanti più online, tutti quanti più vicini a questo mondo, però non ci ha fermato, sostanzialmente abbiamo trovato un modo per muoverci sempre più velocemente. Per cui ormai è ufficiale la prossima partecipazione a settembre, dal
2 al 5, se ben ricordo, per noi italiani, da 2 al 5 a questo bellissimo festival sarà online. Canon Europe ha strutturato, come dire, una strumenti logistici e modalità tanto da farvi, come dire, quasi in così avere uno scatto migliore ancora, una partecipazione ancora più attiva e più qualitativa degli anni scorsi. Quindi abbiamo creato un momento iniziale, che si svolgerà più o meno verso luglio ed agosto, in cui potrete di fatto con dei vostri mentor, anzi dei mentor messi a disposizione da Canon, costruire il vostro portfolio. Quindi avere anche una fase pre-festival che vi porti, come dire, già ad un avvicinamento più consapevole. Dopodiché, invece, delle giornate, questi 4 giorni, che saranno scanditi dalle lecture la mattina, quindi incontri, come vi ho detto, con Canon Ambassador, con premi Pulitzer, con giornalisti, con photo editor, e poi invece il pomeriggio con propriamente delle vere e proprie portfolio review, quindi dei veri e propri confronti, sempre con un numero adeguato a quello che vi permetterà di interagire tutti quanti. Poi comunque altri dettagli li daremo via via. L'ultima chicca che vorrei darvi sempre riguardo Visa pour l'image, questo bellissimo festival che Canon sponsorizza o comunque presente direttamente dal 1990 ad oggi, quindi veramente un excursus molto, molto vasto. Quest'ultima chicca sarà la produzione con il meglio delle vostre immagini di un libro, quindi di un fotolibro, che verrà ovviamente donato anche a voi e verrà dedicato e donato anche alle scuole da cui venite. Quindi sarà un'edizione, mi sento di dire, da ricordare indubbiamente e, come dire, che penso vi possa aiutare anche con questo grandissimo strumento che è il fotolibro di aprire delle altre porte del vostro lavoro. Non voglio togliere oltremodo tempo, perché comunque magari poi avremo modo anche di parlare, di dirci ancora qualcosa. Ricordatevi, il 31 maggio è il termine ultimo, quindi se avete ancora qualche cartuccia sparatela questa settimana, candidatevi, perché è un'occasione da non perdere, può essere magari pure molto l'estate anche un'occasione di una vita. Non tolgo tempo, invece lascio il microfono alle nostre due protagoniste della serata, quindi a Silvia Camporesi e a Simona Ghizzoni, e come dire, che ci aiuteranno a entrare poi veramente nel mondo della fotografia e quindi a vivere questa serata in maniera un po' più culturale, non solamente così didattica o altro. A te, Silvia. Buonasera, ringrazio tutti, ringrazio Matteo, Canon Italia e New Old Camera, e soprattutto Simona Ghizzoni per avermi invitato in questa occasione, in questo contesto. Io chiaramente, insomma, questa sera mi propongo in una veste diversa, nel senso che metto da parte la mia attività artistica per invece assumere le vesti della intervistatrice, che è una cosa che mi piace molto. Tu, Simona, lo sai, perché già per 2 volte ci siamo... abbiamo fatto, insomma, una chiacchierata davanti al pubblico. Inoltre, insomma, io sono 10 anni che affianco l'attività artistica a queste conversazioni sulla fotografia, che è veramente un piccolo format che ho portato anche a Bologna, a Milano, intervistando nell'arco di 10 anni più di 40 autori, fra cui anche Simona. Lo scorso anno con l'editore Contrasto abbiamo pubblicato una selezione di 9 autori, diciamo, più storicizzati, quindi diciamo autori come Guido Guidi, Nino Migliori, insomma, di una generazione ormai che è entrata nei libri di storia della fotografia. E quindi, insomma, sono molto contenta di tornare questa sera sul lavoro di Simona Ghizzoni, che è un lavoro che apprezzo tantissimo, conosco Simona anche a livello personale, quindi, insomma, veramente sono felice di essere, di raccontare di nuovo, di dialogare con lei. E, allora, che dire, diciamo, la introduco brevemente, ma quello che riguarda le vere note biografiche un po' le trovate sul sito, quindi non sto a ripercorrerle. Quello che mi interessa dire per introdurre questa conversazione è il fatto che il suo lavoro nasce da una vena documentaria, lo sappiamo, insomma, ha vinto anche tanti premi, cito solo il WordPress Photo, che è quello più significativo da questo punto di vista. Però quello che mi interessa è che negli anni Simona ha invece piano piano, a partire dalla,
dall'analisi documentaria attraverso la fotografia ha assunto e ha messo in piedi una progettualità personale, personalizzata, molto intensa, e creando un linguaggio, devo dire, molto significativo e piuttosto raro, dove anche quando continua a produrre progetti che hanno comunque un piede nella documentazione, sono progetti che hanno sempre un aspetto personale e unico. Mi interessa di lei questo, diciamo, questa attività anche rivolta al sociale, ma un'attività ancora una volta che prevede un'azione partecipata, quindi un coinvolgimento molto forte con le persone con le quali si relaziona, e vedremo poi in seguito anche cosa intendo con questa espressione. Si occupa dei diritti delle donne, quindi anche c'è un modo di intendere la fotografia e l'arte in maniera sociale, che non è una cosa scontata, soprattutto in questo momento. Quindi ci sono tanti elementi che mi fanno apprezzare il lavoro di Simona Ghizzoni. E, detto questo, io vorrei partire da questo periodo storico che siamo costretti a vivere e che ci porta a parlarci attraverso uno schermo, ahimè. Però purtroppo, insomma, parlavamo proprio dell'invadenza dello spazio domestico. E, allora, no, in questo periodo chiaramente siamo tutti rimasti chiusi dentro le nostre tane, dentro le nostre case, e chi si occupa di arti visive come noi, Simona, a un certo punto insomma, si è trovato ad avere due strade: la strada della produzione, che poi affronteremo, ma anche la strada dell'osservazione. Io penso che chi tratta la fotografia, come tante persone questa sera, ha anche uno sguardo, diciamo, particolare, privilegiato sul mondo. In questo periodo tantissime immagini ci hanno veramente sommerso gli schermi, hanno riempito i giornali. Io le ho guardate, ho guardato e ho scaricato, proprio ho collezionato tantissime immagini di questo particolare periodo. E non parlo di immagini necessariamente tragiche, no? Potremmo citarne un paio che hanno veramente segnato. Parlo di immagini insolite, per esempio, non so, penso alla fotografia dei pesci nei canali di Venezia, che non si vedevano da tantissimi anni, o penso a quell'immagine fortissima di un papa da solo in piazza San Pietro, in una piazza deserta con l'asfalto bagnato e lucido che riflette le luci, è un'immensa, così, un immenso vuoto. E queste immagini mi hanno fortemente colpito. Allora vorrei partire proprio, diciamo, interpellando il tuo punto di vista da osservatrice, e chiederti se esiste, se c'è stato in questo periodo un'immagine che ti ha particolarmente colpito più delle altre e dalla quale vuoi partire per raccontare un po', insomma, diciamo, partire in questo dialogo. Silvia, io dopo ti ringrazio, ma sono felicissima di rivederti, anche se non di persona, ma presto accadrà anche quello, insomma, comunque di riconversare dopo non so più quanti anni, però qualche annetto dall'ultima versione che abbiamo fatto live. 4 anni. Forse sì, e quindi mi fa piacere avere questa nuova occasione di fare veramente una chiacchierata, e mi ritengo molto fortunata ad avere questa seconda chance. Allora, vediamo se i potenti mezzi ci aiutano. Eccoci qua, questa è la foto che ho scelto per iniziare a parlare di questo periodo. Dunque, quando effettivamente Silvia mi ha chiesto, c'è un'immagine, mi ha chiesto ieri l'altro, ma c'è un'immagine che ti ha colpito particolarmente? Così? Io subito ho pensato a un milione di immagini che mi hanno colpito, perché in questo periodo sto studiando molto, sto avendo abbastanza tempo per vedere cose, no? Anche, vabbè, poi ne parleremo, per questi studi che sto facendo, per questo progetto di newsletter, eccetera. Però non erano proprio delle fotografie collegate a questo momento storico, no? E quando Silvia mi ha detto, no, ma adesso, cioè, una foto di adesso. Allora, prima di tutto, c'è stato un momento in cui ho pensato a tutte le foto che ho subito. Ci sono state tantissime immagini che ho sentito di subire in questo periodo, che sono appunto quelle che adesso possiamo chiamare le fotografie virali, o comunque tutte quelle immagini che mi sono state proposte decine e decine di volte, le più conosciute. La prima che mi è venuta in mente di fatto è stata un'immagine le prime immagini della terapia intensiva di Bergamo, che uscivano sui giornali e dappertutto, sui social, eccetera.
Poi ho preso un bel respiro, mi sono messa a pensare, ho chiuso gli occhi e ho detto, ma qual è la, quell'immagine che invece mi è rimasta in mente? E di fatto è questa immagine qua, mi è venuta in mente, ed è un'immagine che ho visto sul Wall Street Journal, che poi è stata ripostata da Margaret Keady, che è l'editor del Wall Street Journal. In questo articolo medico-scientifico super dettagliato su tutte le conseguenze del Covid, diciamo, e che parla insomma di tanti delle infiammazioni, cioè proprio un articolo medico, no? In qualche maniera però questa fotografia con queste tonalità e con questa così, con questa bellezza, di fatto è una praticamente un ictus, no? Cioè è un blocco di una arteria che poi viene sbloccata e nella foto di destra vedete il sangue che ricomincia a circolare nel cervello. E a me è sembrato, non lo so, il delta di un fiume, le radici di un albero, la chioma di un albero. Non so, mi dava una sensazione di bellezza e proprio di vita, non so. E, mi ha riportato all'idea che è molto presente nel mio lavoro adesso, che siamo un tutt'uno con l'ambiente che viviamo, che siamo veramente un tutt'uno, che siamo un'unica, siamo su un unico pianeta e anche le nostre forme interne si somigliano di fatto, no? Cioè noi somigliamo a quello che abbiamo intorno, non so come dire. L'altra cosa che mi fa, vabbè, che poi mi ha fatto pensare è che questa fotografia non ha un autore, perché infatti come leggete sotto è il Mount Sinai Health System, che è un ospedale di New York in sostanza, no? Quindi di fatto ci sarà stato sicuramente un operatore che ha fatto questa immagine, o forse una macchina, non lo so. Ma comunque non ha un autore, no? Quindi una foto in cerca d'autore, non lo so, è comunque un'immagine è interessante rispetto al periodo che stiamo vivendo, in cui c'è l'autorialità e d'altra parte ci sono tantissime immagini che sono appunto senza autore, no? E l'ultimissima cosa è questo interesse per il mondo scientifico, anche di questo parleremo tra un pochino, per la scienza, che io ho fatto liceo classico, quindi sono proprio, ero negata in matematica, sono tutto l'opposto del mondo scientifico, invece in questo periodo ho iniziato ad avere un interesse, una curiosità enorme per tutto quello che riguarda le scienze e anche per la fotografia scientifica, che poi alla fine la fotografia scientifica e quella artistica a partire da Muybridge, insomma, sono sempre state abbastanza, no, ambigue, parallele, diciamo, sono storie che si sono spesso intersecate, ecco, quindi questo. Bene, guarda, mi colpisce molto questa immagine perché intanto non l'avevo vista, quindi è assolutamente inedita, e poi perché da certi punti di vista la avvicino molto anche ai lavori che vedremo. Potrebbe essere un bozzetto per una delle tue immagini, no? Sembra quasi un albero con la chioma, no? Che aspetta solo di prendere colore, quindi mi hai stupito con questa scelta assolutamente non prevedibile e non banale. E mi ricollego allora invece all'altro discorso, cioè qui tu sei l'osservatrice, però so anche che tu in questo periodo, come tanti altri artisti, non hai perso l'occasione di produrre e di portare, diciamo, dentro la tua progettualità qualcosa di nuovo. Quindi questa forzata chiusura ci ha portato anche a ripensare le nostre modalità di lavoro. Io so che tu ti sei spostata da Roma e, diciamo, proprio all'inizio della pandemia hai preso su tuo figlio, insomma la tua famiglia, e ti sei trasferita in una sorta di isola felice in un luogo molto lontano da Roma, cioè, insomma, poi ci dirai, e in quei giorni, diciamo, in un luogo anche immerso nella natura, hai iniziato un progetto che però poi vedremo è perfettamente in linea con quello che avevi fatto fino a quel momento, quindi potrebbe essere un ideale proseguimento, un progetto, diciamo, che include l'autoritratto ma anche la vita in questa dimensione, e il titolo, curioso ma non poi così tanto, è appunto L'isola, se ce lo vuoi far vedere e raccontare. Allora, aspetta che riparto, tecnologia e io non siamo proprio amici. Allora, sì, di fatto è stato un periodo un po' di grande confusione inizialmente, in cui comunque, insomma, all'inizio della dichiarazione, non ancora della pandemia, ma dell'epidemia, assieme alla mia famiglia, io ho un bimbo di 2 anni, come sai,
abbiamo deciso di provare a spostarci e ci siamo spostati in campagna, in un posto molto isolato che è nell'Appennino Emiliano. Io sono di Reggio Emilia, quindi sono qua, sono tornata in questa casa che era la casa dei miei nonni materni, che è una casa che adesso diciamo è disabitata per la maggior parte del tempo, quindi è una casa insomma un po' ormai un posto di fortuna, insomma così, ma nello stesso tempo insomma abbiamo pensato che fosse da un lato la cosa migliore chiaramente per noi, per me, perché io penso, io sono un po' claustrofobica, quindi non sarebbe stato facilissimo per me. Vivere a Roma in questo periodo, vero? No, per me sarebbe stato un po' difficile per il mio carattere, però è difficile per tutti, quindi non è che, insomma, penso che sia stata una cosa molto dura per tutti. E quindi niente, ci siamo spostati qua, però questa non è neanche una decisione, diciamo che non è una posizione che abbiamo preso così dal nulla, perché il mio compagno è apicoltore, si occupa di agricoltura biologica, eccetera, quindi comunque era un'idea che da diverso tempo avevamo insomma in mente, e diciamo che questa cosa della pandemia, questa cosa che ci è successa così all'improvviso è come se avesse un po' accelerato i processi che erano già in atto da tanto tempo, e la mia impressione è stata che questa pandemia abbia un po' ci abbia fatto sentire fragili, no? E abbia fatto sì che abbiamo rivalutato alcune cose, per esempio lo spazio, la possibilità di avere degli spazi esterni, il contatto con la natura, alcune questioni veramente molto basilari della nostra esistenza che appunto, come ti dicevo, già noi mettevamo in discussione da prima, ma diciamo che sono diventate un'urgenza in questo periodo. Qui, insomma, va bene, questa sono io. Quando siamo arrivati, sembrava primavera, 3 giorni dopo nevicava, perché siamo a 700 metri, circa 650, per cui io tra l'altro qua sono con addosso dei vestitacci di mia madre che aveva mollato qua, perché non mi ero neanche portata dei vestiti, delle cose, insomma, sono arrivata con 4 maglioni e ancora sto con quei 4. Allora, questa era l'immagine che vi dicevo, in cui praticamente non so, è diventata un po' per me la copertina di questa storia, perché non lo so, è stato un momento di enorme quiete quando ha iniziato a nevicare per me. Mi sono sentita di nuovo bambina, questo è stato uno dei momenti più di pace che ho vissuto. Questo è un autoritratto, ad ogni autoritratto di questa serie corrisponde un po' uno stato d'animo, e questo era appunto la quiete. Ecco, diciamo che io da qui, guardando il tuo lavoro, mi immagino questo luogo quasi ai confini del magico, cioè mi sembra, sai che io ho 2 figlie piccole che guardano continuamente Frozen, e quindi mi sembra di entrare veramente in quelle atmosfere, però senza scherzare, c'è comunque una visione magica, e poi entreremo nel discorso della natura che tu stai affrontando, però qui mi sembra molto forte, cioè mi sembra che ci sia una grande presenza dell'elemento naturale, a partire da quella prima immagine che tu usi proprio come prima descrizione, non a caso, di quel lavoro, come una tua appropriazione del luogo, della natura, della neve che ti cade addosso. Guarda, questo è un po', penso, poi alla fine è il posto in cui è nata la mia ossessione, passione per la natura, comunque questo, penso che sia nata da qua, perché io sono cresciuta in città, però stavo almeno 3-4 mesi, insomma i 3 mesi all'anno estivi li ho vissuti qua, ed è stato proprio il posto in cui io ho imparato. I miei nonni erano contadini, mio nonno, amo sempre dirlo, era mezzadro, quindi si è comprato, diciamo, questo pezzo di terra con il suo lavoro, eccetera, una terraccia piena di sassi, vabbè. Comunque è un posto in cui io ho imparato veramente a vivere in una maniera diversa rispetto alla città, no? Quindi con gli animali, mi nonno aveva i conigli, i polli, c'erano le mucche, ed è veramente diventato, non so, un posto che ha segnato moltissimo la mia infanzia, ha segnato moltissimo il mio amore per la natura, di fatto, no? Ma un amore che viene proprio da un'esperienza, ecco, non è un amore, come ti posso dire, idilliaco, è un amore perché nei periodi in cui io stavo qua sono stati dei periodi felici. Certo. Ecco, qui cominciamo a vedere, insomma, questa presenza, questo bambino che compare in alcune delle immagini.
Questa è la penichella, perché di fatto la penichella è il momento in cui io posso fotografare, no? Perché chiaramente, insomma, i momenti di libertà in questo periodo noi siamo completamente isolati, nel senso che siamo in mezzo ai boschi, e la casa più vicina sta a 1 chilometro, quindi insomma stiamo vivendo un isolamento vero, ecco, non so come dire. E quindi insomma ci sono questi momenti in cui di libertà miei e sono quelli di fatto in cui Ernesto dorme. Questo lavoro quindi è, diciamo, è stato fatto dal momento in cui tu sei arrivato in questo paese ed è ancora in corso, a quanto sì. pare, no? ci stai parlando ancora da questo posto, giusto? Sì, io sono ancora sperduta in montagna, penso che ci resterò ancora un po', forse, non so se tornerò definitivamente più in città, vediamo, ci stiamo riflettendo, però sì, è iniziato il 12 marzo, quando siamo arrivati qua, insomma, e continuerà, penso, in tutto questo percorso che stiamo facendo un po' anche di cambiamento della nostra vita e di reset, in qualche maniera, di quello che stavamo facendo fino ad ora. Bello. E questo lavoro, come dicevo, sembra un ideale proseguimento di due tuoi lavori precedenti. Intanto vediamo scorrere le immagini. Mi riferisco nello specifico ad Aftermath e Rayuela, il primo iniziato nel 2006, terminato nel 2009 e l'altro iniziato nel 2009, quindi come diciamo a sua volta ideale continuamento del precedente e terminato nel 2016. E la cosa che è molto forte in questi lavori è questa sorta di triangolazione fra la figura umana che spesso sei tu e quindi l'autoritratto, la natura che abbiamo visto anche in questo lavoro e invece in una delle due serie, in particolar modo gli animali, cioè gli animali che compaiono come quasi in una dimensione onirica ma al tempo stesso anche inquietante. Questi sono due binari molto forti nel tuo lavoro, cioè la visione sempre sognante, un po' distante, presente, partecipata ma distante, e poi sempre quella sottile linea di inquietudine, come a dire, cioè ci sei ma stai attento. Io sento sempre questo monito molto forte nelle tue immagini, che è la cosa che poi mi tiene, mi affascina e mi avvolge, no? Perché poi è un'immagine esteticamente bella, pulita, che non, sì, che dà un'emozione estetica ma non mette dentro quell'inquietudine, in un certo senso mi stanca. Invece ho ricordato più volte queste immagini, hanno sempre questa piccola lama che taglia, no? Che entra. E quindi volevo che ci raccontassi questi due lavori molto importanti, perché poi li ho visti esposti, insomma, sono stati in molti luoghi. Allora, sì, bene che ci sia ancora la lama, nonostante tu l'abbia già vista altre volte, mi fa piacere. Allora, questo lavoro, la prima parte, come tu citavi giustamente, si chiama Aftermath, cioè il dopo disastro, no? Il disastro a cui mi riferisco in questo primo lavoro è un disastro molto personale e riguarda il fatto che io ho sofferto di disturbi dell'alimentazione. E questo lavoro è nato nel periodo subito seguente alla mia guarigione, quando ho iniziato a stare meglio. Non parla nello specifico, ovviamente non descrive i disturbi dell'alimentazione, ma l'autoritratto e questo lavoro complessivamente è stato un modo per risistemare, per mettere un po' a posto le cose, no? Non so se è presente, non so, come l'idea del falso ricordo, no? Cioè io stavo cercando in questo lavoro di ricordarmi il mio passato, che non, di cui peraltro ho pochissima memoria, perché come magari chi ha avuto dei problemi simili sa, c'è proprio una sorta di perdita della memoria nel periodo in cui io non sta bene o soffre di un trauma. E questo lavoro è stato un modo per appunto cercare di ricordarmi o comunque di ricrearmi un passato, no? Appunto non delle memorie effettivamente reali, perché chiaramente non era proprio così il mio passato, ma la falsa memoria. La falsa memoria è la confabulazione, no? Quindi è l'affabulazione, è l'inventare di nuovo il tuo passato. Se te lo inventi, lo rimetti a posto, c'è di nuovo, ma c'è di nuovo forse in una maniera che io al momento potevo accettare, no? Quindi una maniera più
appunto più accettabile, da un lato proprio a livello proprio di narrazione in cui uno rimette la propria storia, quindi in modo che fosse più accettabile per me principalmente. E io passo qua direttamente da queste immagini che fanno parte di Aftermath, che sono a colori, ma volevo solo accennare una cosa su questi colori, che ovviamente non sono dei colori reali, ma sono dei colori immaginari e sono dei colori che io dipingo direttamente sulle stampe con degli acquerelli, un po' come tu hai fatto il tuo lavoro a pastello, insomma, quindi come pensai questo lavoro certosino, no? di una manualità come possiamo, è stato definito da alcuni. No, però la cosa che diciamo la fotografia ti serve per mettere ordine, mi trovi molto d'accordo su questo, e proprio qualche settimana fa parlavo con Mario Cresci e lui diceva appunto che per lui l'arte è un atto di autodifesa, e questa frase molto semplice in realtà l'ho fatta mia, perché molte volte ho reagito agli eventi, alle cose anche avverse, dando un ordine artistico alle cose, quindi cioè trovando una direzione, uno sguardo completamente diverso. Quindi mi confermi questa possibilità, questa teoria, quindi c'è, insomma, c'è questa necessità che poi diventa anche una fonte, una risorsa. Secondo me sì, tra l'altro proprio appunto recentemente ho avuto un pochino di discussioni sulla questione se l'immagine possa essere terapeutica, no? E quindi ho riflettuto di nuovo su questa cosa e non capisco perché, se crediamo al valore terapeutico della parola, no? Nessuno lo mette in dubbio, valore terapeutico della parola, scriviamo un diario, raccontiamo quello che ci è successo, il valore terapeutico della parola nella psicoterapia, ad esempio, no? Eccetera. Non capisco perché non ci possa essere effettivamente un valore terapeutico dell'immagine, cioè, soprattutto in questo periodo che viviamo, in cui l'immagine è diffusissima, no? Cioè, non sono certo gli anni 60-70 in cui sono cresciuti i miei genitori, cioè noi siamo cresciute in un mondo pieno di immagini, no? Ma valore terapeutico per te che la produci, producendola ti autocuri, o il valore terapeutico per chi la guarda? Secondo me, innanzitutto per chi la produce, principalmente, no? Come intenzione, come modalità di affrontare la realtà, come percorso che uno fa e anche che sceglie, ovviamente non a caso, no? Per chi la guarda non arrivare a tanto, però comunque chissà, magari per qualcuno ci può anche essere questa possibilità, ma non nel senso terapeutico nell'altro, ma terapeutico verso se stessi, no? In questo senso, di proprio anche a livello etimologico, di sostegno, di supporto al percorso che uno sta facendo della propria vita, no? Cioè l'arte per me rappresenta un pochino questo, un qualcosa che cammina assieme a me nella mia vita, per l'altro ancora non sono preparata. No, io penso che, diciamo, se intanto vuoi andare avanti con le immagini così, se ancora, ecco. No, dicevo, penso che in questa dimensione la produzione artistica permetta ad un autore di sentirsi riparato, cioè di avere così tanto impegno e così tanto assorbimento da non lasciare spazio a quelli che possono essere poi le evoluzioni negative di quello che è un trauma. E questo per me è un po' la cura, cioè una cura inevitabile nel momento in cui ti muovi, trasformi tutto, e questa è una grande abilità. Ecco, quello che dicevo sull'inquietudine, no? Cioè sulla morbidezza delle immagini, anche questa cosa che passano, c'è un grande movimento nelle tue immagini, sempre, anche quando sono chiaramente soggetti che non sono in movimento, in questo caso il pesce lo è, però c'è sempre questa idea dello scorrere che ritorna e che mi piace molto. E, andiamo avanti. Allora, tu sei iperproduttiva, diciamolo, no? Cioè non stai ferma un attimo, sei sempre... Mi sento lenta, però evidentemente deve essere così, il mio karma questo. No, anzi, devo dire che insomma, no, cioè, anche tu sei madre, quindi sai quanto è difficile riuscire a produrre nonostante la famiglia, eccetera, invece... Mi fa piacere vedere che continui a lavorare, guardo le date dei tuoi lavori, quindi capisco che sei sempre
diciamo sul pezzo. E, infatti nel 2019 è iniziato un progetto che ha a che fare con quel discorso scientifico che dicevi prima, cioè con la geologia, infatti il titolo è Rêve Géologique. E mi interessa questo aspetto perché tu diciamo rifletti in maniera metaforica su quella che è la contemporaneità, quindi su quello che è il rifiuto, su quello che noi lasciamo come esseri umani. Mi piace il tuo lavorare in senso metaforico. Penso, per esempio, mi è tornato in mente prima mentre parlavi, quel lavoro che avevi fatto sulle mutilazioni genitali, che era un lavoro comunque metaforico, perché fondamentalmente tu sei passata attraverso l'argomento senza mai raccontarlo direttamente. E questa cosa mi aveva colpito, perché invece mi immaginavo delle immagini crude, no? delle fotografie comunque di violente, invece tu sei passata in una dimensione proprio laterale che ha raccontato il tema senza mai diciamo arrivare a questa crudezza, e qui fai diciamo su una dimensione diversa, che sei su un piano totalmente artistico, fai un po' la stessa cosa, cioè parli della geologia attraverso ancora una volta la tua figura e attraverso quello che è il tuo rapporto con la natura. C'è questa frase che tu dici: io non vorrei lasciare tracce, no? Mentre fondamentalmente come esseri umani lasciamo tracce in qualsiasi momento. E guardando queste immagini mi è tornata in mente l'ultima edizione della Triennale di Milano, il cui titolo era Broken Nature, che parlava proprio di questo rapporto con la natura e di come viene appunto rotta dalla nostra presenza, e di come anche il rifiuto a volte possa diventare arte, attraverso varie trasformazioni possa essere rimesso in circolo. Tu stai un po' riflettendo su questi argomenti, e da fotografa stai producendo delle immagini, quindi raccontaci un po' questo progetto. Sì, beh, dunque, questo progetto è un esperimento di fatto per me, no? Perché appunto io di solito parto da questioni molto molto personali e molto intime, e diciamo che in questo lavoro sono invece partita da un altro presupposto, cioè da usare me in maniera molto tangenziale per parlare invece di qualcosa di appunto collegato all'ambiente, no? Perché è un periodo in cui comunque ho molto sofferto, soprattutto veramente dalla nascita di mio figlio, di fatto, da riflettere su quale fosse il futuro, no? Che stiamo lasciando, cioè su quello che noi stiamo lasciando. E poi ho cominciato a leggere, no? È uscita questa cosa di anche dell'antropocene, che ultimamente stanno dicendo è dichiarato, c'è questa nuova era geologica, e questa nuova era geologica è l'era geologica in cui la maggior parte dei processi, anche chimici, e dei sedimenti che verranno lasciati sono stati causati, creati dall'uomo. Okay? E questa cosa mi ha fatto un'impressione incredibile, perché ho cominciato a pensare veramente alla quantità di tracce che noi lasciamo. Quindi ognuna di queste immagini di fatto è, adesso non ve le posso raccontare tutte perché veramente ci sono dei testi lunghissimi in questo lavoro, il testo è una parte fondamentale per comprendere il perché ho fatto questa immagine o un'altra, però insomma ci sono delle, per esempio questa in maniera molto chiara è sul periodo che stiamo vivendo e sull'impoverimento dei mari, no? Che è una questione, noi lasceremo dei mari vuoti ai nostri figli, ok? Questo tra l'altro è ovviamente un acquario, eccetera, in cui invece c'è tutta questa vita, questo proliferare, che in realtà è un'immagine che nasce però dall'idea contraria, no? Cioè dal fatto proprio che a un certo punto questi mari saranno deserti. E, queste nascono anche da due dati scientifici abbastanza impressionanti, che sono: la fotografia di sinistra sono le reti metalliche antifrana, che sono fatte di alluminio, e l'alluminio sarà uno dei materiali che verranno trovati principalmente, perché non se ne andrà mai più, no? È un materiale, uno dei pochi materiali, uno dei pochi, neanche pochi, uno dei 200 e passa metalli che è stato creato dall'uomo, non esisteva prima, e che sostanzialmente non se ne andranno mai, rimarranno per sempre, no? Negli strati geologici. E quella di destra, peggio mi sento, è stata una delle cose che mi ha fatto stare più male, perché ho cominciato a leggere, cioè ci sarà uno strato di ossa di pollo nella nostra, cioè quando i geologi del futuro verranno a cercare, no, cosa corrisponde all'antropocene, ci saranno tonnellate di ossa di pollo, perché adesso ci sono dei numeri allucinanti,
tipo, li leggo, scusatemi perché non me li ricordo, ma comunque ci sono 23 miliardi di polli in ogni momento sulla Terra e 60 miliardi vengono macellati ogni anno. No? Cioè, quindi sono dei numeri incredibili, esorbitanti, mai nessuna specie è stata presente in questa maniera, tranne forse gli insetti, appunto, no? Però nessun volatile sicuramente è stato così presente e mai ha fatto una massa, un singolo volatile così imponente. Per cui l'idea è veramente che quando ci sarà qualcuno che verrà a vedere questo, troverà delle ossa di pollo, mi ha molto impressionato. Questo va bene, da un lato c'è un meteorite, sono diventata appassionata di meteorite e di storie di meteoriti, ma ve lo racconto un'altra volta. L'altro è un elefante a destra. E questa è un po', questa in realtà è una foto che ho fatto qualche anno fa, che è stata però per me una, come un highlight su quello che pensavo già allora, cioè la questione di essere comunque, di diventare delle tracce, no? Cioè di lasciare delle tracce, di diventare strati geologici e così. Poi nella mia intenzione c'è quella comunque di riflettere su, e torno alla domanda iniziale che mi facevi, il fatto che io, del cercare di non lasciare delle tracce, comunque è una riflessione a livello sociale per me molto importante, cioè quanto noi possiamo effettivamente evitare di continuare a pesare su questo, addirittura strati geologici che stiamo formando, no? Cioè, quindi una riflessione sulla sostenibilità poi di fatto delle nostre vite e sul consumare sempre, sempre, sempre meno. Questa è l'idea. Questo è un aspetto molto, molto interessante, anche quando appunto l'arte, la fotografia riescono ad entrare, cioè ad avere un messaggio così, così importante. Comunque questa è una cosa sulla quale siamo costretti a riflettere, giustamente dicevi, lasceremo dei mari vuoti e dei pesci in cattività che ci racconteranno com'erano i mari prima della loro distruzione, quindi è molto affascinante. Ecco, sull'immagine che hai chiuso ancora una volta c'è un autoritratto, e l'autoritratto è per te un linguaggio molto importante e che ti dà anche l'opportunità di relazionarti con altre persone. E quindi diciamo l'autoritratto attraverso la pratica condivisa, questo è anche un aspetto molto affascinante del tuo lavoro, cioè il fatto che non è vero che tu dici di essere un orso e che ti piace stare isolata, però è anche vero che ti piace invece condividere quello che fai e ti piace lavorare con gli altri, quindi avere queste relazioni di scambio. Ed è curioso quello che hai fatto in questo periodo, fra le varie cose, questa condivisione dell'autoritratto, cioè una sorta di progetto newsletter, se ho capito bene, dove tu hai invitato tante persone che ti seguono a produrre degli autoritratti, fino a creare un archivio dell'autoritratto. Mi parlavi di circa 300, no, persone che ti hanno seguito in questo progetto. Ecco, raccontaci un po' come hai trasferito la tua esperienza personale agli altri, cioè con questa sorta di metodo, no, che tu mandi per email. Ma guarda, ancora non è un metodo, diciamo che anzi è senza metodo questa cosa che ho fatto fino adesso. È nata niente, dalla questione in cui a un certo punto io mi sono trovata qua da sola, isolata, e vedevo tante iniziative anche gratuite per le persone, no? Tipo per cercare comunque di tenerci assieme, di tenerci uniti, di tenere un po' il punto anche dell'essere vicini o anche dell'interpretare comunque quello che ci stava succedendo. Allora ho deciso di spendere un po' di tempo, che è diventato un casino di tempo in realtà, nello scrivere questa newsletter. Ho lanciato questa cosa sui social e veramente sono arrivate quasi 300 persone nelle prime due settimane, e ho iniziato a mandare questa newsletter settimanale in cui facevo delle riflessioni sull'autoritratto, in particolare su come l'autoritratto possa essere importante in questo preciso momento, no? Più che in altri momenti, proprio perché eravamo tutti chiusi, eravamo tutti isolati, quindi eravamo tutti costretti a, sicuramente, volenti o nolenti, ad avere un rapporto diverso con il tempo, ad avere un rapporto diverso con noi stessi, eccetera. No, quindi mi sono detta, è adesso che è il momento di esplorare questa cosa qua. Quindi mandavo delle riflessioni, degli autori, dei compiti da fare a livello settimanale, ma dei compiti che erano ovviamente dei compiti
come dire, delle idee, non so, così, degli spunti. E poi chiedevo di mandare indietro una fotografia a chi volesse, no? E me ne è arrivata una valanga ed è stato bellissimo. Cioè, per me era una specie di... Veramente, è stato, l'ho detto tante volte, è stato una specie di scrigno dei tesori questo momento. Cioè, tutte le settimane trovare tutte queste persone che mi mandavano queste immagini da tantissimi posti diversi in Italia, no? Cioè, è stata proprio una cosa che era un regalo ogni settimana. E questo, insomma, quindi in questo senso della condivisione per me è stato importantissimo, soprattutto perché penso che lavorare sull'autoritratto alle volte sia un po' complesso, nel senso che non è... alle volte mi sono domandata che cosa ne dovrebbe importare a qualcuno delle foto di me, no? O delle mie... particolari preoccupazioni e così via. E, il fatto di condividere, cioè quando ho iniziato veramente a condividere questa cosa, questo progetto, così, ho scoperto che l'autoritratto non è una cosa personale, al contrario, cioè proprio una cosa universale, cioè un bisogno che è stato stracondiviso e che questo bisogno di vedersi e di riconoscersi era comunque qualcosa di condiviso da moltissime persone, no? Quindi questo mi ha... Comunque, insomma, come ti posso dire, ogni volta ragiono sul fatto se quello che faccio ha un valore universale o ha un valore solo per me, no? Soprattutto quando si tratta appunto di raccontare qualcosa di così intimo e anche con la fatica di raccontare qualcosa di così intimo come spesso faccio io, no? Quindi questo feedback che ho avuto invece è stato veramente molto... molto bello per me in questo periodo. Cosa pensi di farne di tutte queste immagini? Cioè, farai un archivio, farai una pubblicazione, qualcosa? Allora, intanto continuerò con un pochino meno velocità, diciamo che adesso diventerà mensile, cambierà un pochino forma, eccetera, però c'era assolutamente il pensiero di a un certo punto raccogliere questi lavori e cercare di farne, chissà, una pubblicazione, chissà, vedremo. Ci penserò, non ho ancora deciso, anche perché devono essere tutti d'accordo. Infatti è una cosa interessante, è anche un atto di generosità, perché se non sbaglio questo è un lavoro che tu hai, cioè fai per tuo piacere, no? Per, assolutamente, certo. Sì, per contrastare questo tuo essere un po' chiusa, no? Come dici tu, che non è vero, insomma ti definisci, mi ha colpito questo aspetto. Ti volevo chiedere, ti faccio una domanda un po' fuori programma. E, noi quando ci siamo sentite appunto mi hai detto appunto che non ti occupi più di fotografia documentaria da un po' di tempo, ma che tutta la tua progettualità si è spostata. Mm-hmm. E volevo capire quando è avvenuto questo passaggio, cioè che cosa ti ha spinto ad allontanarti dopo comunque le tante cose meravigliose, anche i riconoscimenti, le collaborazioni, insomma, come una carriera avviata in quella direzione, anche se aveva sempre un piede nella fotografia artistica. Cosa ti ha spinto a abbandonare, diciamo, quasi completamente o comunque quella modalità lì, anche se poi continui con progetti di tipo sociale? Allora, guarda, non è... allora, è abbandonata... E non abbandonata, insomma, diciamo che è abbandonata un tipo di modalità che è quella più giornalistica, perché negli anni mi sono sentita sempre più vicina a una modalità partecipativa, come anche tu dicevi prima, no? Nel senso che, come posso dire, ho notato di non essere molto trasparente come fotografa. No? Se all'inizio avrei voluto o desiderato far parte comunque di una tradizione di fotografia documentaristica, eccetera, che amavo moltissimo, come la tradizione americana degli anni 70, 80, eccetera, poi io ho dovuto avere anche a che fare con me stessa, soprattutto nel tempo, per cui mi sono resa conto che non ero quel tipo di fotografa lì e non era neanche quello proprio, forse, il modo migliore in cui io potevo
potevo esprimermi, non so. Quindi non è passata l'interesse e l'importanza per me di partire da un vissuto e anche da alcuni problemi sociali e anche, soprattutto, dal punto di vista delle donne, no? Come è stato poi, appunto, la maggior parte dei lavori che io ho fatto sono lavori che riguardano la condizione femminile, quindi la partenza spesso viene sempre da lì, no? Ma è la mia presenza nella fotografia che è cambiata nel tempo, la mia presenza all'interno dei lavori che faccio. Se all'inizio volevo cercare di non esserci e di documentare, ben presto ho capito che c'ero, che la mia presenza è molto ingombrante e continua ad esserlo. Per esempio nel lavoro, nel famoso lavoro sui disturbi di alimentazione, è passato da essere nel 2006-2007 un lavoro, diciamo, di reportage, ad oggi, che sono passati 14 anni quasi, più o meno, è diventato un lavoro con una singola persona che si chiama Simona, come me, che è stata una ragazza che ho conosciuto nel 2008, con cui adesso facciamo un lavoro completamente diverso e che fotografo e che ritraggo, appunto, che fotografo in una serie di ritratti ormai da 13 anni, più o meno, no? Quindi c'è un altro tipo di approccio, ma è semplicemente, secondo me, prendere coscienza della persona che si è, no? Tutto là, cioè, nel senso, nel tempo, prima ero più giovane, avrei voluto fare qualsiasi cosa, forse anche essere un po' più dura di quello che sono, poi in realtà negli anni pian piano ho accettato una morbidezza maggiore anche in me e ho accettato anche di essere più presente in quello che faccio. E qualcuno ti chiede come sei diventata fotografo professionista, cioè se c'è stato un episodio scatenante, un lavoro commissionato, cose di questo genere che ti ha portato all'essere professionista. No, la cosa che mi ha portato a essere professionista è una di quelle cose che potremmo chiamare una botta di fortuna, che è, no, nel senso che io stavo lavorando, avevo fatto alcuni progetti, poi mi ritrovai a vincere il premio FNAC Giovani Fotografi, quando ancora esisteva il premio FNAC, e quindi niente, in sostanza diciamo che fu una sorta di caso anche, no? Non solo di decisione, e questo caso, questa piccola vittoria che era capitata, mi fece pensare che forse potevo prendere fiducia e provare a lavorare in questo campo, e poi dopo sono andata avanti, insomma, in questo senso. Non so se ho preso veramente una decisione o se è stato così un po' anche, appunto, una sorta di casualità di cose che sono anche andate, no? All'inizio. E poi chiedevano anche se non hai mai pensato di fare video, ma mi pare che tu faccia anche video, forse. Io adesso non ho presente la tua produzione. Io ho fatto anche dei documentari video, spesso negli ultimi tempi li ho fatti, soprattutto però, diciamo, per i lavori più documentaristici, quindi quello c'è. Non mi sto occupando di video arte al momento, al contrario tuo, non penso di riuscire, tra l'altro bellissimo questo che ho visto qua, appena accennato. E, no, però al momento non sto lavorando, diciamo, con il video per i miei progetti personali, però ho lavorato in passato comunque, anche, insomma, non in un passato molto lontano, facendo video, insomma, sì. Però preferisco ancora la fotografia, comunque, ti dico la verità. Sì, anche perché, diciamo, il video è un linguaggio veramente molto diverso dalla fotografia, sebbene ci sia qualcosa di comune, però poi tu vai a sviluppare un racconto in cui ogni immagine diventa problematica, no? Cioè, se tieni sotto controllo una singola immagine, non è detto che tu abbia la stessa abilità ad avere sotto controllo l'intero filmato. Questo è il vero problema che io ho riscontrato tutte le volte che mi sono approcciata al video, e che, insomma, è un linguaggio molto complesso, quindi bisogna, secondo me, saperlo gestire bene. E un'altra cosa che mi incuriosiva, appunto, riguardando un po' il tuo lavoro, mi sono accorta che tu non hai mai vergognosamente pubblicato un libro, cioè lavori da tantissimi anni, rido, lo dico ridendo, però lavori da tantissimi anni, hai un lavoro molto maturo, molto compiuto, con tanti progetti, e mi sembra assurdo che non esista un volume che li raccolga. Bene, accolgo la tua richiesta e la riporto nel mondo. No, scherzo. Allora, sì, è che, guarda, anche lì fa un po' parte del mio essere orso, nel senso che allora, in questo ultimo periodo, allora, sono sempre stato un po' restia a fare libri, non so nemmeno io il perché, ma forse perché mi sembra
un oggetto totemico, una roba che poi è lì e non si sposterà più. Io invece ho per esempio una relazione molto così molto fluida, come ho detto recentemente, con il mio archivio, nel senso che l'archivio è un pozzo a cui io vado, a cui attingo più e più volte nel corso degli anni, quindi spesso ritrovo delle cose che avevo perso, eccetera. Quindi faccio un po' fatica ad avere un'idea di una selezione finale, definitiva di una cosa, anche perché spesso i miei lavori durano anche 10 anni, quindi anche lì è un po' difficile dire, guarda, dopo questi 10 anni questa è la questione definitiva. Però di recente, poco prima del Covid, avevo iniziato a lavorare per esempio ad un'idea di una serie di fanzine d'artista, quindi una serie di piccoli quaderni d'artista. E poi questa cosa insomma è stata interrotta bruscamente, però insomma comunque questa è una delle cose a cui tengo molto, ed è l'idea invece di fare dei piccoli quaderni più che un volumone, quindi questo penso che sarà uno dei primi passi. Poi il volumone, l'enciclopedia, vedremo. Lo auguro, perché comunque la pubblicazione di un libro è sempre un momento molto interessante, perché se diciamo la fase artistica serve a mettere ordine nel proprio disordine personale, invece la pubblicazione di un libro è un mettere ordine nel disordine dell'archivio, e quindi dare un punto, fare un punto a capo. Per me è sempre un lavoro molto, molto utile, anche quando non arrivo a pubblicarlo, però magari l'ho già impaginato. E, ci sono delle domande che io ti butto là così: quali sono i consigli, visto che tu comunque lavori anche come docente, hai diverse docenze in varie scuole, come diceva prima appunto Luca, e a breve saremo entrambe, insomma, colleghe alla scuola Raffles di Milano, diciamo, compatibilmente con la possibilità di muoversi verso Milano. E, ecco, immagino che tu abbia molto a cuore anche queste persone, questi giovani fotografi che si avvicinano alla fotografia. Almeno a me capita di vedere questi ragazzi spaesati, magari talentuosi, ma che non sanno da che parte voltarsi e come andare avanti. Ed effettivamente è anche difficile dare dei consigli, perché il mondo è cambiato. Una volta c'erano per esempio tanti concorsi che permettevano ai giovani fotografi di affermarsi, adesso sono sempre meno e diciamo, non si vincono tanti soldi, quindi diciamo non ci sono molte meno, secondo me, opportunità, così come le riviste che non pubblicano più, le agenzie che non esistono più, le gallerie che piano piano diventano geologia, no? Strato geologico, come dici tu. E quindi ecco, come si fa a dare forza ad un giovane fotografo? Non lo so. Allora, per me la questione, poi vabbè, io magari sono anche un po' troppo idealista ancora, nonostante i miei anta e passa, però l'idea è che comunque ci deve essere un'urgenza dietro a quello che si fa, no? Se c'è un'urgenza dietro quello che si fa, si trova la strada, si trovano tutte le maniere per trovare la strada, insomma, mi dire, no? Poi ovviamente questo mio non è un consiglio a livello economico, perché a livello economico penso che dovete chiedere a tutti tranne che a me, però a livello invece del perché si fa questa cosa, no? Perché comunque, come sarà capitato anche a te Silvia, ci sono anche dei momenti tremendi, no? Ci sono dei momenti di spavento, ci sono dei momenti, anche quando uno ha già la carriera avviata, ci sono stati dei momenti veramente duri da attraversare, no? E quindi si attraversano, secondo me, questi momenti solo se se il lavoro nasce da un'urgenza, da una necessità. Perciò il consiglio che posso dare non è fare le cose per qualcosa, ma iniziare a fare le cose perché sono importanti per te, no? Perché se non sono importanti per te, non saranno sicuramente importanti per nessun altro. Quindi se non parte da un intento forte, non c'è modo di farlo recepire agli altri, no? Poi che arrivi anche fuori. Quindi di fatto un po' per me è questa la questione. Per me è molto più importante il processo che non, diciamo, il fine. Poi dopo è chiaro che alla lunga, insomma, bisogna, però insomma, abbiamo sempre Giacomelli che faceva il tipografo, cioè non so, nel senso, abbiamo anche tanti esempi di... Abbiamo l'esempio più eclatante, secondo me, in Italia, è rappresentato da Massimo Vitali, che fino a diciamo 45 anni ha fatto tutt'altro e a 50 anni ha cominciato a fare fotografie che poi vengono comprate in tutto il mondo a cifre straordinarie. Quindi diciamo che lui, secondo me, è l'esempio
del non è mai veramente troppo tardi, e l'altra, forse l'altra cosa è anche, come dici tu, il fatto di credere in quello che si fa e di saperlo argomentare, di saperlo difendere. Io prima volta, ti racconto un aneddoto personale, la prima volta che feci vedere il mio primo lavoro a una lettura portfolio, un curatore mi chiese: ma perché questo lavoro dovrebbe essere interessante? E io non seppi rispondere, diciamo, me ne andai senza proferire parola, però poi capii nel tempo che non era una domanda cattiva, era una domanda che testava quanto tempo ero stata su quel lavoro e quanto di conseguenza ero in grado di difenderlo, no? Fra virgolette. E quindi così, è un po' così, cioè bisogna secondo me sentirle le cose. Allora nel tuo lavoro sento che c'è molta presenza, che c'è lo starci sopra i giorni e le notti, cioè le ritornarci, anche il fatto che fai avanti e indietro nel tuo archivio, no? Che prendi immagini magari precedenti, le inserisci in progetti attuali, questa fluidità che dicevi, che ha un po' anche una cifra del contemporaneo. Quindi sono tutti aspetti che chiaramente danno pregio e valore alla stratificazione del tuo lavoro. E inevitabilmente qui siamo in un ambiente anche tecnico, no? Perché c'è la Canon come sponsor, quindi una domanda tecnica bisogna che venga fuori. Quindi tu non hai una predilizione, ti chiedono, no? Per l'aspetto tecnologico delle cose, però come ti ha aiutato l'uso della Canon, perché appunto tu usi una macchina Canon, e delle ottiche per esprimerti al meglio? Quindi ti chiedono se hai delle ottiche più insomma cose di questo tipo. Io sono molto poco tecnologica, quindi, però nel senso che ho una grande affezione per le macchine fotografiche che uso, le tengo come se fossero dei figlioli, e quindi sono molto lenta nel cambiare le cose. Io ho usato 35 mm come lente per, non so, forse 10 anni, e adesso sto usando il 50 mm. Io sono veramente un po' maniacale su queste cose, no? Quindi comunque 50 mm fisso, 30 prima, 35 mm fisso, e ogni cambiamento è ponderato per una decina d'anni. Però ovviamente, nel senso, ogni piccolo cambiamento determina un cambiamento, no? Un cambiamento, diciamo, tecnologico, ma di fatto di gear, di apparecchiature, di macchine e soprattutto di focali che si usano, no? Corrisponde ad un cambiamento di visione, ad un cambiamento di prospettiva sulle cose. Quindi ecco, in questo senso i miei cambiamenti sono molto, molto lenti, proprio perché devono corrispondere ad un cambiamento di modo di vedere le cose. Per esempio, adesso senza 50 sarei una donna finita, non posso fare altro. Volevo capire un po' come, diciamo, come ti muoverai da adesso in poi, al di là del fatto che forse rimarrai a Reggio Emilia, però diciamo che nel tuo lavoro una parte importante era il viaggio, il movimento. Questa cosa al momento è messa in stand by per tutti, e già volevo capire se, diciamo, un po' c'è già stato questo cambiamento, l'abbiamo visto nel primo lavoro Isola, ma che cosa ti porterà poi tutto questo periodo? Cioè, dove secondo te, no, sia nel tuo particolare che nel generale della fotografia e dell'arte, in che direzione stiamo andando e in che direzione tu andrai? Allora, non so rispondere a questa domanda. No, infatti, allora, guarda, per me la questione che ho visto è stata una, in questo ultimo lavoro, ma che ovviamente nasce da questo periodo, è un'idea di semplificazione delle cose, nel senso di riduzione all'essenziale delle cose. Quindi anche su questo lavoro, adesso abbiamo visto stasera poche fotografie, ma comunque in generale c'è una, per me è un'idea di essenzialità, no? Quindi di tornare ad alcuni elementi base. Tutte le volte che c'è una sperimentazione, anche questo per esempio per gli studenti invece è importantissimo, alle volte dimentichiamo le basi, no? Gli elementi proprio base con cui possiamo iniziare a raccontare, no? Quindi gli elementi base della tecnici della fotografia, così come gli elementi base nostri, personali, che ci fanno iniziare qualcosa. Quindi non so dove andrà il mondo dell'arte, neanche dove andrò io, ma spero che ci sia una direzione di essenzialità e di semplificazione dopo forse degli anni di grande
non solo complessità, ma eccessiva anche complessità, no? Complessità non solo in senso positivo, di complessità di multilivello delle cose, ma anche di eccessivo azzigogolamento delle cose, non so come dire, no? Quindi questo senz'altro. E per me sì, il viaggio è una componente gigantesca, ma anche solo per workshop, lectures che tengo all'estero, eccetera, quindi questa cosa sarà molto strana, sarà una, sicuramente ci sarà una revisione di questo, e anche su questo penso che comunque io sono stata fortunata, Silvia, per certi versi, perché io ho sempre raccontato di me, ho sempre raccontato di storie intime, di cose piccole, non di grandi cose eclatanti, anche quando, come dicevi tu, per esempio, ho parlato di mutilazioni genitali, poi in realtà ho sempre ridotto tutto a qualcosa di molto vicino, di molto affrontabile, no? E quindi sono stata fortunata, sono stata, secondo me, privilegiata in questo momento, sia per dove mi trovo, per gli spazi in cui mi trovo, che per il tipo di lavoro che faccio, che di fatto non è stato, non è poi molto diverso da quello che facevo da prima. Ecco, però forse una maggiore, appunto, semplicità, forse anche un po' più di onestà, mi sono esposta di più rispetto ad altri lavori, secondo me, in questo ultimo periodo, quindi non so. Già che è un periodo che sto pensando di lavorare sulla questione della maternità, di come mi ha cambiato, anche sul mio corpo che è invecchiato, che è cambiato, anche la mia testa è cambiata per fortuna, quindi insomma, comunque magari su questa cosa qua, no? Cioè anche sull'effettivo rivedersi dopo un po' di anni nell'autoritratto in una maniera un po' più onesta, se di onestà possiamo parlare, in fotografia, non so. E ti, a proposito dell'autoritratto, ti chiedevano se c'è più istinto o più ragione. No, se è istinto e basta, no, ragione. Ragione pochissima, da sempre, mai. E da dove è partita l'idea di dipingere le foto, sempre ti chiede Antonella? E allora, l'idea di dipingere le foto è nata da Antoine Dagatà, che tanti anni fa, ormai già nel 2008, io lo conosco bene, gli feci da assistente in vari workshop qua in Italia, e Antoine mi disse, però sei un po' troppo Francesca Woodman, sei un po' troppo in quella tradizione lì, basta con queste donne che si fanno gli autoritratti in bianco e nero, fagli a colori. E siccome io invece non vedevo dei colori in queste immagini per niente, volevo dei colori, non volevo dei colori normali, non so come dirti, no? Volevo dei colori reinventati. E quindi, presa allo sfinimento da Antoine Dagatà, decisi di provare questa cosa e poi diventò, diciamo, una pratica, proprio perché cominciare a scattare a colori su quel lavoro non mi importava. E quindi volevo trovare un escamotage per rimettere i colori, però non mettere dei colori reali. Bello, interessante. A qua ti chiedono, vabbè, insomma, se i tuoi progetti presenti nel sito sono stati realizzati in digitale, se vuoi dire. Allora, per la maggior parte sì, non tutti, perché risalgono comunque anche, cioè sono progetti anche lunghissimi, di più di 10 anni, quindi nessun progetto è realizzato in una maniera unica. Però ho visto qualcuno che mi chiede la post-produzione e io non la faccio più. No, zero. Zero, basta post-produzione. Ringraziano, non hanno domande, ma ti ringraziano per il tuo lavoro come fotografa, come insegnante, per il tuo impegno. E l'ultima domanda che ti avrei fatto anch'io: 3 libri che fotografici e 3 autori, o anche libri non fotografici, ma questa domanda te l'avevo già fatta, e 3 autori invece di fotografia che ti hanno cambiato la vita. Quindi, diciamo, 3 fotografi e 3 libri in generale, che potrebbe comprendere anche un libro fotografico, questa domanda. Oh mamma mia, allora, vabbè, 3 fotografi e va bene, Diana Arbus, perché... Per fortuna che l'hai detta! Diana Arbus perché? Perché, vabbè, perché sì, perché comunque anche se non facciamo, non, cioè anche se non, è, non somiglia, no? Poi il lavoro che facciamo, però di fatto c'è questa inquietudine, questa irrequietudine che appare dalle immagini, sempre sottile, mai, o meglio, non sempre... così comunque violenta, no? Forte, per cui comunque sicuramente c'è Diana Arbus. Poi c'è, non c'entra niente di nuovo, però Robert Frank, ma questo perché era uno dei primi libri di Americans che io vidi in biblioteca a Reggio Emilia, la biblioteca Panizzi, e andando a spulciare trovai questo libro e, adesso diventano 4 perché ho 2
innamoramenti recenti, non recentissime, ma una penso che tu la conosca, l'Alessandra Mattia Calò. Ah sì, sì sì, bravissima. Amo moltissimo, non ti saprei indicare un libro preciso, vabbè, ho The Secret Garden, che è stato uno dei miei ultimi acquisti, per Assam, che è un'artista compatriota reggiana, anche lei, bravissima, secondo me veramente la amo moltissimo, e poi fa questi libri d'arte pazzeschi, e Amy Friend, che forse conoscerai, che è quella che fa tutti i buchetti sulle foto. Ah, sì. E anche lei, c'è stato questo colpo di fulmine recente, quindi c'è questo libro recentemente pubblicato, che però, siccome non ho la mia biblioteca qua, adesso non ve lo posso né far vedere, né come si chiama, perché mi viene in mente, comunque Amy Friend, è bellissimo. E invece libri, cioè questi come fotografi, ho fatto un mix di fotografo e libro, sì. Facciamo un mix. E invece di libri in generale, allora, fotografo, il libro per me era Juela, ovviamente, che dà il titolo anche al mio libro, che è questo lavoro, che è questo libro gigantesco di Julio Cortázar, ed è un libro che ho amato moltissimo, che tradotto in italiano si chiamerebbe Il gioco della settimana, quindi il gioco, no? Quello che si disegna per terra con le caselle in cui ci si gioca da bambini, col gesso, eccetera. È però un libro che ha una particolarità, che è che si può leggere dall'inizio alla fine, oppure c'è una seconda modalità di leggerlo, di lettura, che è una sequenza che lui ti dà, quindi saltando dal capitolo 1 al 7, al 50, al 32 e così via, no? E questo lavoro, questa idea mi ha molto, non so, ricordato il modo di lavorare che ho io, no? Cioè nel senso che le letture dei miei lavori possono essere lineari, sicuramente, però ci sono anche molte altre possibilità di leggerle, no? Quindi saltando da una parte all'altra, a volte sono dei puzzle, a volte sono circolari, e a seconda di come i pezzi vengono spostati, no? Possono anche assumere dei significati diversi. Ottimo. Io ti ringrazio, Simona, sei stata come sempre generosa, invito tutti ad andare a vedere poi il tuo sito per approfondire ulteriormente, insomma, i tuoi lavori, e attendiamo, poi ci rincontreremo magari in un'altra conversazione il prossimo anno, magari facciamo al contrario, mi intervisti tu. Sì, mi piacerebbe moltissimo, non me lo dire due volte. Bene, allora ci organizziamo. Grazie Silvia, grazie moltissimo. Grazie, e passerei la parola a Luca per i saluti. Eccomi, grazie mille. Siete favolose, Silvia e Simona, interessantissimo, gradevolissimo questo correre, questo rimbalzare. Il quarto evento che abbiamo fatto con New Old Camera, e desidero ringraziare Matteo Latorre, i colleghi di Canon Italia, e Ruici e Giordano per la fantastica disponibilità e per la regia. È qualche cosa che abbiamo messo in piedi la prima volta a marzo, così un po' per sfida verso noi stessi, e Ruici e Giordano sono sempre pronti a cogliere. Abbiamo avuto prima Fabio Bucciarelli, che ci ha raccontato da Bergamo le sue cronache dall'epicentro della pandemia, poi con Mario Calabresi, poi abbiamo avuto un secondo appuntamento con Francesca Tosarelli, che è la compagna di Fabio, e Francesca ha ulteriormente arricchito la narrazione con l'impianto del video, e quindi ci ha reso possibile anche affrontare temi che normalmente la fotografia da sola non riesce completamente, soprattutto poi per le nuove generazioni, a soddisfare. Poi abbiamo avuto un grande incontro con Jérôme Cessini, un membro di Magnum, che è emotivamente molto molto coinvolgente con la sua carriera. E poi, vabbè, stasera naturalmente la nostra principessa italiana, la nostra ambassador Simona, che in una fase particolare, e cui sono enormemente grato, questo è il secondo intervento in una settimana che lei fa, e che non solo dal punto di vista logistico, ma soprattutto dal punto di vista emotivo, so che è molto sfidante. Grazie Simona per questa generosità. E la generosità poi è quello che con la fotografia sono i due temi che accomunano tutti quanti noi, che non facciamo questo
né per gloria né per denaro. Facciamo questo semplicemente perché siamo interessati a poter offrire la chiama alla fotografia a chi condivide questo spazio con noi, l'opportunità più ampia per poter arricchire il proprio impianto narrativo. La fotografia molto spesso è fatta di stereotipi, è fatta di riferimenti. Ogni volta che si parla con un fotografo, ogni volta che si vede fotografia, si acquisisce qualche cosa. E soprattutto leggere la fotografia significa avere un linguaggio dove si riconosce solamente ciò che si conosce. E poi, una volta stabilito l'impianto di base, su questa si evolve. Come Canon, perché facciamo questo programma studenti? Facciamo questo programma studenti perché vogliamo essere parte del presente delle giovani generazioni di fotografi e desideriamo continuare ad essere anche parte del loro futuro, un futuro comune, che è fatto di tante componenti. Stasera, quando parlavo con Matteo poco prima della riunione, noi affrontavamo che cosa significa per Canon fare un programma studenti, fare un programma ambassador. Sono molto fiero e grato verso l'azienda per l'impegno che continua a profondere, perché costa diversi milioni che potrebbero essere indirizzati solamente come pagine pubblicitarie, come billboard, come banner negli stadi, e che invece cerchiamo di indirizzare verso le nuove generazioni di fotografi. Abbiamo avuto più di 500 giovani che sono stati con noi a Perpignan. Quest'anno non riusciamo a portarli a Perpignan, ma abbiamo inventato, come raccontava Matteo, qualche cosa di diverso. Il libro. Desideriamo essere un riferimento per i futuri professionisti. E sappiamo che a Milano non c'è solamente uno spazio fisico che è un partner commerciale di Canon come New World Camera, ma c'è soprattutto un elemento di cultura e di dedizione alla fotografia che a pochi, non so se esistono migliori, ma comunque rappresenta sicuramente l'eccellenza in Italia e a livello europeo. Desidero ringraziare tutti quanti voi, desidero ringraziare le scuole. Con le scuole è importante che le scuole presenti a Milano, ma anche le scuole che sono al di fuori del territorio di Milano, possano trovare attraverso Matteo anche un elemento di continuità, perché il programma studenti inizia ogni anno in primavera, ma noi vorremmo che iniziasse in autunno, quindi con l'inizio dell'anno accademico si possa riprendere, possa essere sviluppato poi una serie di appuntamenti che vadano dal tecnico all'ispirativo, perché abbiamo nel programma Ambassador oltre 80 professionisti che lavorano con noi e Simona è ovviamente un riferimento importante. L'augurio è quello di... Sappiamo che in Italia sono state fatte una quarantina di... Dall'Italia sono partite una quarantina di submission per il programma studenti, che vuol dire che arriveremo a selezionare, credo, quasi uno su tre, Matteo, adesso vediamo quale sarà il numero finale. Poi faremo questo libro, che sarà un libro importante, ne abbiamo già fatto uno l'anno scorso per il progetto di Matera, e vorrei che lo si presentasse, se Ruici e Giordano ci ospitano quest'anno, magari a ottobre, novembre, e presentare il libro con alcuni degli autori, con alcuni dei contributor, e che è un libro che poi credo rappresenterà per molti dei giovani fotografi un trampolino di lancio, perché prevediamo una diffusione ampia verso tutti gli istituti che partecipano con noi. Lavoriamo con, credo, attualmente con circa 60 foto editor. Di questi 60 foto editor internazionali, contiamo di inserirne nel programma studenti di quest'anno 25-30, gli altri saranno poi degli ambassador, dei fotografi, e quindi è qualche cosa che cresce ed è qualche cosa di unico e che nessun altro brand in questo momento ha. Non facciamo concorsi da offrire denaro. Abbiamo messo in piedi, quest'anno festeggiamo il 20° anniversario del Canon Female Photojournalist Grant. Cerchiamo così di ingaggiare il talento perché possa produrre e in parte Canon sostituirsi a quell'elemento mancante, a quel tassello mancante che sino a qualche anno fa erano le agenzie ed erano soprattutto poi le testate giornalistiche. Un grazie a tutte le scuole e a tutti i professori più fedeli che sono stati con noi in queste settimane, in questo mese. Un grazie a una studentessa di 2 anni fa, Camilla Ferrari, che è una giovane fotografa che ha
contribuito costantemente offrendoci supporto nella preparazione degli eventi. Vedo che Simona giustamente applaude, sì, perché è quel tocco finale che arricchisce in più. Cedo la parola all'ospite di stasera, che è ho il privilegio di considerare anche come un amico, a Luigi. Grazie ancora a tutti, grazie Silvia, grazie Simona, buona continuazione e soprattutto buona estate. Grazie. Luca, tu hai parlato tutto, cioè quello che volevo dire, cioè hai detto tutto tu. Ti quindi, leggo nella mente. Allora, io cerco di essere molto, molto veloce anche, comunque io ringrazio veramente tantissimo di cuore alla Canon Europa, Canon Italia e quello che state facendo, perché comunque far crescere il giovane e che riescono anche a parlare, creare un linguaggio nuovo per il futuro, cioè questo è il nostro futuro, è anche il nostro dovere, anche piacere, oltre che piacere. E quindi non è una cosa scontata che una società come Canon che si mette a fare questo, quindi io vi ringrazio veramente di cuore. Grazie Simona, grazie anche Silvia, siete state veramente fantastiche e che devo dire sono veramente contento di aver assistito. E in effetti è vero, Silvia sarebbe anche un altro elemento da intervistare, no? Cioè, direi quindi, proprio di sì, però adesso tocca a me che l'ha intervisto, ormai l'abbiamo detto. Esattamente, adesso brava. No, non vale. Bene, detto questo, grazie Matteo, grazie anche Camilla, e che sei sempre fantastica, grazie a tutti e coloro che avete seguito, e alla prossima, a presto allora. Grazie, grazie. Buonanotte, ciao. Il mondo della fotografia è la tua passione? Scopri New Old Camera. Ampia scelta di materiale fotografico. Usato garantito e nuovo. Prenotabile anche online. Spedizione in tutta Italia. E servizio di riparazioni e revisioni. New Old Camera. Il cuore pulsante della fotografia. A Milano, in Viale San Michele del Carso 4 e sui social. newoldcamera.it